Ciao amici, io sono Marina e questo è il mio What I Eat in a Week. Prima di cominciare però a farvi vedere cosa ho mangiato in questa settimana, volevo dirvi tre cose principalmente. La prima è che non faccio vedere tutte le colazioni e tutte le merende, perché fondamentalmente mi sono dimenticata, quindi vedrete solo pranzi, cene e giusto un paio di merende o un paio di colazioni. La seconda cosa è che mia madre era in ferie in questa settimana e quindi giustamente ci ha viziato un po', ed è per questo che vedrete torte, cose varie, insomma un po' così elaborate. Solitamente ovviamente non ci sono tutte queste robe in casa mia, tutti questi dolci più che altro, però cene e pranzi sono fondamentalmente quelli che vedete. E poi la terza cosa è che se vedete un po' troppe proteine è perché sia io che mio fratello ci alleniamo a casa in maniera molto strong, e quindi è per questo che c'è, diciamo, più volte a settimana carne o pesce. A questo punto possiamo iniziare. Partiamo da venerdì mattina, era il 24 aprile, cioè il giorno dopo del mio compleanno, e dato che il giorno prima avevamo mangiato tante cose preparate da mamma, cioè in casa c'erano tantissimi avanzi del giorno prima, principalmente prodotti, diciamo, da forno che aveva fatto appunto lei, e poi anche i calzoni fenomenali, e quindi abbiamo deciso, cioè ho deciso di mangiare metà calzone, anche se l'avrei mangiato volentieri tutto, e il mio solito latte con caffè, orzo e zucchero che vedete in ogni vlog, ogni morning routine, ed è questo che io bevo tutte le mie colazioni, quindi era anche un po' inutile farvelo vedere ogni colazione. E questo appunto era il calzone con pomodoro, mozzarella e prosciutto. Mamma, sono ancora più buoni i calzoni oggi. Ah, col calzone stiamo facendo colazione. Giusto, giusto. Per pranzo invece mamma aveva preparato la pasta e zucchine con il sugo, quindi una pasta diciamo rossa che ci piace molto. E dato che per il mio compleanno aveva fatto una meravigliosa crostata di ricotta e cioccolato, per merenda ho mangiato anche quella. Visto che sto studiando, ho un sacco di fame, è arrivata l'ora di mangiare un po' di questa buonissima crostata alla ricotta e cioccolato. Cioè, the amount of chocolate. Buonissimo. Per cena invece un semplicissimo ma delizioso pollo e patate, che mia mamma fa veramente in maniera divina. Beh, che dire. Il giorno dopo, dato che mia mamma il giorno prima aveva mangiato una frittata, per colazione io ho mangiato la rimanente frittata. Inizio ad essere veramente piena perché era grande ed era soprattutto spessa. Per essere una colazione un pochino pesantuccia, ma noi portiamo a termine il tutto. A pranzo una pasta molto, diciamo, healthy, pasta con fave e piselli, perché mamma compra tantissimo frutta e verdura alla Coldiretti, quindi roba biologica e soprattutto a chilometro zero, io esco pazza per i piselli crudi. E quindi il pomeriggio abbiamo fatto merenda con tipo 3 kg di piselli crudi, tutti quanti li abbiamo mangiati per merenda. E poi a cena invece mamma aveva preparato quello che vi racconto. Mamma, illustra cos'è? Filetto di merluzzo con cacche di olive e accanto ci E sono il le cicorie. pomodorino. E beh, E accanto ci sono le cicorie saltate in padella. Approfittati. Buonissimo il filetto.
Sì. Domenica invece si è alzata presto e ha iniziato a preparare una buonissima pasta al forno che io amo alla follia, come penso sappiate bene tutti. Molto probabile. E poi anche un'insalatina per, diciamo, accompagnare. Mentre la sera ha fatto una meravigliosa pizza. Ok, non vi ho fatto vedere che in realtà aveva preparato anche una torta alle mele e quindi lunedì la mia colazione ricca è stata il solito cappuccino, che anche se non vi faccio vedere, appunto, come ho già detto prima, bevo ogni mattina, e poi una fetta di questa stupenda torta alle mele. Ora di pranzo, pasta e asparagi. Amici, oggi a pranzo si mangia una buonissima pasta e asparagi. Fun fact, so che molti la odiano, io la amo, cioè una delle mie paste preferite. Un'altra pasta con le verdure buonissime, pasta e fiori di zucca. Mamma mia, pure pasta e talli. Comunque, è una settimana che mangiamo pasta e verdure. Incredible, cioè, no, vabbè. Allora, io stasera mangio una cotoletta di pollo, one love, forever and ever, e poi le cicorie. No, che? Questa? Cicorie? Cicorie selvatiche saltate in padella. Passiamo quindi al pranzo di martedì, che era una meravigliosissima pasta e funghi bianca. For today's lunch, pasta e funghi, pasta e funghi in bianco, e lì ci sono le tagliatelle. Adesso vi faccio vedere quanto è bello cremoso e avvolgente il piatto. Mia madre frulla un po' i funghi ed è per questo che viene tipo tutta super cremosa. Ma perché? Allora, si sa che quando uno è sotto pressione non fa mai le cose bene. Si sente quanto è cremoso e avvolgente. E guardate che bello il piatto finale, gli abbiamo aggiunto un po' di pepe sopra e ovviamente il formaggio, che non manca mai in casa mia su tutti i tipi di pasta. Mentre la sera, dato che il pomeriggio avevamo mangiato tanta torta, abbiamo mangiato semplicemente un'insalata molto ricca con carote, lattuga, mais, formaggio in scaglie, eccetera eccetera. Mercoledì invece abbiamo fatto un pranzo un po' speciale perché papà è andato a prendere al porto i gamberi e quindi abbiamo fatto un risotto con seppie, gamberi e insomma è venuto spettacolare. Mentre a cena carne arrosto di maiale, sì, arrosto di maiale con una bella insalatona. Ovviamente sì, io che mio fratello e che mio padre accompagniamo sempre del pane a questi tipi di cene, mentre mia madre no, perché ha dieta. Giovedì, il mio pranzo preferito, una fantastica carbonara. Avevamo il guanciale, l'abbiamo fatto a pezzettini, anzi a listarelle. Poi, solita procedura insomma per la carbonara, alla fine è venuto fuori un... raga, fate voi, una roba incredibile, buonissima, che però abbiamo, cioè probabilmente abbiamo esagerato con le quantità, perché ho messo 400 grammi di pasta in tre, non ne metto mai così tanto, solitamente in tre ne mangiamo 250, però vabbè. E infatti poi a cena abbiamo mangiato dei tristi funghi in umido perché eravamo troppo pieni. Niente, il mio What I Eat in a Day finisce qui. No, quale day? Week. Il mio What I Eat in a Week finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto sempre su questo canale. Ciao!